Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Lazio. Stanno succedendo molte cose in questi giorni, no? Dalla Juventus che esce dalla Champions inaspettatamente, a Sarri che viene esonerato, Pirlo che viene chiamato, tra parentesi sono contentissimo per Pirlo, spiace invece per Sarri, l'Inter che va ai quarti di Europa League, Zaniolo che vince il pallone d'oro, la Roma che viene eliminata dal Siviglia, che viene presa a pallonate dal Siviglia agli ottavi di Europa League, spiace anche per la Roma, spiace per i laziali che pensavano davvero che la Roma potesse vincere l'Europa League e il Napoli la Champions. Mi viene da ridere, mi viene davvero da ridere. E torniamo a noi. Prima di tornare a noi volevo invitarvi a scaricare OneFootball, la migliore app sul mondo del calcio a 360 gradi, attraverso la quale potete tenervi aggiornati su ogni giocata strepitosa di Niccolò Zaniolo, no? Poi vi arriverà anche la notifica quando vincerà il pallone d'oro, quindi è un'app utile, la migliore appunto sul mondo del calcio, scaricabile gratuitamente attraverso il primo link in descrizione sia per iOS che per Android, mi raccomando non ve ne pentirete. Oh, torniamo a noi, torniamo alla Lazio, questa qui finisce una stagione, ne sta cominciando un'altra, almeno per quanto riguarda la Lazio, e questa qui è stata la migliore annata della gestione Lotito, obiettivamente, no? Sì, vabbè, dei Rossi e Pioli sono arrivati terzi con le loro Lazio, però dei Rossi è arrivato terzo in un campionato alterato con la Juventus in Serie B, con i residui di Calciopoli, quindi con Milan e Fiorentina che avevano più punti di penalizzazione rispetto a noi, e quindi insomma era un campionato alterato appunto. Pioli invece è arrivato terzo con la sua Lazio, facendo 69 punti, però non raggiungendo i gironi di Champions, uscendo ai preliminari 3 mesi dopo. Quindi mi sento di dire che questa qui è stata la migliore annata della gestione Lotito, la migliore annata degli ultimi 20 anni di Lazio. Questa è la verità, ma sono i numeri a dirlo, non è Giovanni Stremaci, sono i numeri a dirlo. Analizziamo i numeri, cioè 78 punti, record della storia della Lazio, 78 punti. Credo il record prima fosse di 72 o di 73, non voglio sbagliarmi, forse 72. 11 vittorie consecutive, battuto il record di Eriksson della stagione 98-99, che aveva fatto 9 vittorie consecutive. Una Lazio che ha perso 2 sole partite in casa, tra l'altro a distanza di una settimana, in quel periodo nero, no? In quel periodo nero, dopo il lockdown. Ma guardiamo la classifica cannonieri e la classifica assist, no? Sono due laziali a comandare, Luis Alberto con 15 assist e Ciro Immobile con 36 gol. Ciro Immobile vince la Scarpa d'Oro, è il primo laziale a vincere la Scarpa d'Oro, è uno dei pochi italiani. Mai nessun attaccante della Lazio aveva fatto 36 gol in un campionato. Cioè, tornando poi al campionato, terzo miglior attacco, seconda miglior difesa dopo l'Inter. Tanta roba questa stagione della Lazio. Supercoppa italiana vinta 6 mesi prima Coppa Italia. Quindi, cioè, è stata una stagione fantastica. Rimane molta amarezza per aver rinunciato alla corsa alla vetta troppo facilmente, secondo me. Secondo me la Lazio poteva fare di più, e lo ripeto, lo ripeterò all'infinito. Secondo me la Lazio poteva fare di più. Rimane molta amarezza per quelle 4-5 partite nelle quali siamo riusciti a fare un solo punto, no? E quelle partite che poi hanno spezzato il sogno. E adesso è il momento giusto per fare il salto di qualità, no? Le ultime 2 volte che abbiamo raggiunto i preliminari di Champions abbiamo sempre fatto un mercato mediocre. Nel 2007 il mercato è stato inesistente. Nel 2015, sì, vabbè, è arrivato Milinkovic-Savic, ma era un Milinkovic-Savic giovane, un Milinkovic-Savic che doveva ancora fiorire, ecco, non pronto per giocare titolare, non pronto per fare la differenza come la sta facendo adesso. È arrivato Kiszna che aveva le potenzialità
per essere un buonissimo giocatore, ma non li ha mai sfruttate, non ha mai trovato la giusta continuità e soprattutto l'infortunio di De Vrij che è stato sostituito da Wesley Hoot, l'infortunio di Klose che è stato sostituito con Alessandro Matri, un calciomercato a dir poco mediocre. Adesso è il momento di fare il serio salto di qualità, anche perché questo qui è un progetto più serio rispetto ai primi 10 anni della gestione Lotito. Da quando c'è Inzaghi, la Lazio non ha fatto altro che crescere. In questi ultimi 4 anni non ha fatto altro che crescere. Il primo anno di Inzaghi siamo arrivati quinti, abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia e abbiamo perso, ma poi l'anno dopo abbiamo vinto la Supercoppa Italiana dopo che erano 4 finali che perdevamo contro la Juventus. Quell'anno poi siamo arrivati a un soffio dalla Champions, siamo arrivati a un soffio dalle semifinali di Europa League, dalla finale di Coppa Italia. È stata una stagione un po' sfortunata. L'anno dopo, poi, ovvero lo scorso anno, ci sono stati diversi problemi: la questione De Vrij, la partenza di Felipe Anderson, giocatori irriconoscibili come Milinkovic e Luis Alberto e anche lo stesso Immobile. Nonostante questo, abbiamo vinto la Coppa Italia e la vittoria della Coppa Italia ha cambiato qualcosa nella mentalità della squadra, no? Ha cambiato qualcosa e quest'anno la Lazio ha fatto vedere una mentalità invidiabile, invidiabile. Per gran parte della stagione, per gran parte del campionato, siamo stati lì a ridosso del primo posto. Abbiamo sognato, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, il terzo trofeo in 3 anni. E poi, vabbè, c'è stato il lockdown che ha un pochino complicato tutto, però i numeri dicono che la Lazio è da 4 anni che non smette di crescere. Non smette di crescere, soprattutto a livello di risultati, no? Adesso è il momento di fare il vero e proprio salto di qualità. I nomi che stanno uscendo fuori per il calciomercato sono nomi importanti, fanno ben sperare. David Silva sarebbe un acquisto da Champions, sarebbe un vero acquisto da Champions, ok? Tra l'altro sta tornando caldo il nome di Kumbulla, vedremo cosa accadrà. Kumbulla è un ottimo giocatore che può crescere davvero tanto. Anche le cifre di cui si parla per determinati giocatori sono cifre molto interessanti. I due attaccanti, Mayoral del Real e Muriqi del Fenerbahce, come cazzo si dice. Uno a 15 milioni, l'altro a 18. Sono cifre a cui io personalmente non sono abituato quando si parla di calciomercato Lazio, no? Se guardiamo la rosa della Lazio adesso, soltanto Correa è stato pagato 16 milioni più bonus, soltanto Correa, gli altri molto di meno. Quindi sono cifre a cui non sono abituato, a cui noi non siamo abituati. Eppure se ne sta parlando con una certa frequenza. Si sta parlando anche di Fares, che sarebbe un acquisto alla Lazzari, un giocatore che al contrario di Johnny è abituato a giocare nel 3-5-2, conosce il campionato italiano e sarebbe davvero, cioè, secondo me farebbe bene la Lazio, sarebbe un acquisto alla Lazzari, ripeto, ma non perché viene dalla spalla, no, perché conosce il 3-5-2 e conosce il campionato italiano, no? E secondo me farebbe bene. Vediamo, vediamo. Io sono fiducioso, sono ottimista, sono speranzoso. Lo so che molti di voi sono scettici, soprattutto chi segue la Lazio da molto più tempo. Io però ci sono cresciuto nella gestione Lotito. Seguo la Lazio dal 2007, dal 2006, scusate. Quindi ci sono cresciuto con la gestione Lotito, nella gestione Lotito. Eppure sono speranzoso, sono fiducioso, sono. Adesso è il momento di fare il vero salto di qualità. Ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!